Ciao a tutti, siamo qua con Cristina, Marco, perché oggi parliamo della nostra esperienza della gara più dura e più lunga al mondo. È stata veramente un'impresa straordinaria e vogliamo raccontarvi qualche cosa su questa avventura. Cristina, com'è andato a questa gara? Qual è il bilancio che possiamo trarre? Allora, questa era la prima edizione di una gara che è l'ultra trail più duro al mondo, 900 km in tappa unica per 57.000 metri di dislivello, da distribuire in un tempo massimo di 400 ore e da gestire in maniera autonoma. Devo dire che è una gara che ci ha portato a raggiungere un risultato assolutamente stratosferico per noi. Siamo arrivati nei primi 12 ultra runner famosi di tutto il mondo: Marco, nono uomo, Cristina Tasselli, terza donna, e devo dire al di sopra delle aspettative, con vincitori della Spartathlon e persone con molta più esperienza rispetto a noi. Sì, verissimo. Bisogna sottolineare poi il fatto che questa gara, oltre ad avere questa complessità di distanza e di dislivello, era anche in autosufficienza in pratica, e soprattutto non balizzata, per cui c'era anche la necessità di avere delle capacità di orientamento, di lettura, di mappe, di cartografia, che ci hanno insomma impegnato soprattutto durante la notte. Cosa possiamo dire a proposito della nostra preparazione? Beh, devo dire che abbiamo affrontato questa gara già con una preparazione atletica alla base, abbastanza importante. La gara di per sé ha portato ad un impegno di un anno, focalizzato sostanzialmente su questa gara, che ha voluto dire praticamente una media di chilometri settimanali che hanno raggiunto i 250 chilometri. Ha voluto dire organizzare una stagione di gare con gare multistage che non avevamo mai affrontato, come la Peneda Jerez che abbiamo vinto in Portogallo di 280 km, e tanto lavoro in palestra, 4 sessioni alla settimana in palestra per il rafforzamento muscolare di tutta la parte, dal tronco alla parte degli arti inferiori. Sì, poi abbiamo aggiunto durante le sessioni di allenamento più impegnative, soprattutto in avvicinamento all'interno della stagione agonistica, anche i nostri TRM stage, in particolare quello del Monte Bianco che si è svolto per diversi giorni, ci ha consentito di testare ulteriormente tutta una serie di materiali e anche gli stessi glucometri che poi sono stati utilizzati durante la ricerca scientifica e che ci hanno consentito di migliorare ulteriormente il protocollo alimentare. A proposito di questo protocollo, che cosa possiamo dire? Allora, anche su questo abbiamo lavorato a partire dall'inizio di quest'anno. Abbiamo introdotto un'alimentazione anche giornaliera di carattere diverso, con 5 pasti al giorno, quindi anche con metà mattina e metà pomeriggio. Durante la competizione abbiamo deciso di mantenere, diciamo, un ciclo normale, 3 pasti normali, con una composizione normale e anche con una composizione proteica, che è una cosa che normalmente non utilizziamo in altre tipologie di gara. E poi durante invece i periodi di corsa ci siamo alimentati ogni 40 minuti utilizzando cose di tipologia diversa e anche integratori e gel di nuova produzione. Sì, in questo senso dobbiamo sicuramente ringraziare Kiron, che è una marca che abbiamo sperimentato durante i nostri allenamenti, ma che si è dimostrata assolutamente eccellente in termini di prodotti durante la gara. A proposito invece del materiale, cosa ci possiamo riconfermare dopo tutte le ricerche che abbiamo fatto? Allora, diciamo che noi abbiamo fatto delle ricerche molto accurate per riuscire ad avere uno zaino che fosse al massimo ottimizzato in termini di peso. Io peso meno di 50 kg, Marco ne pesa 73. È chiaro che per poter correre, per poter essere competitivi, lo zaino doveva contenere tutto il materiale obbligatorio, che era tanto, più anche una riserva alimentare di 6.000 calorie.
Il nostro zaino alla fine è arrivato a pesare 4,5 kg, è stato considerato uno dei più, o se, addirittura se non il più leggero assolutamente fra tutti i concorrenti che oscillavano tra gli 8 e i 15 kg. E di questi 4,5 kg, diciamo che 1 kg era la parte alimentare obbligatoria di 6.000 calorie giornaliere. Per quanto riguarda invece l'altra parte del materiale, noi avevamo già sperimentato tutto in altre gare. Durante il giorno è stato bel tempo e quindi ci siamo permessi i pantaloncini corti e le magliette tecniche a maniche corte. Durante la notte invece indossavamo materiale più pesante, quindi le giacche più pesanti. Sì, è stata proprio una bella esperienza, ma anche molto importante da un punto di vista di test di prodotti, tanto che oggi come oggi possiamo dire qualche cosa a proposito di prodotti extreme, cioè prodotti che riescono a sopportare una gara di Sì, 900 km. abbiamo cambiato anche 5-6 paia di scarpe in funzione di come i nostri piedi, diciamo, si trovavano nelle diverse situazioni e anche per terreni diversi, perché l'inizio e la fine della gara erano meno tecnici, la fine della gara era scorrevole, 70-80 km corribili, le due parti centrali erano molto tecniche e molto rocciose. Ecco, quello che è molto importante dire è che effettivamente noi non abbiamo sofferto di nessun tipo di infortunio, salvo grossi problemi ai piedi come la maggior parte dei concorrenti. A proposito, diciamo, di queste esperienze non proprio piacevoli, cosa possiamo dire in termini del momento, diciamo, più difficile e del momento invece migliore che abbiamo vissuto durante la gara? Allora, sicuramente il momento più difficile è stato quello intorno all'ottavo, nono giorno. Abbiamo avuto 3 giorni di cattivo tempo e in particolare una notte terribile di tempesta che ha portato all'insorgere di vesciche importanti che poi hanno poi sfociato in vesciche che si sono infiammate e poi hanno prodotto del pus. E quindi in molti corridori hanno addirittura determinato lo stop della gara e anche Marco ha rischiato di essere fermato da uno dei medici perché una delle vesciche gli stava provocando appunto un'infezione. Altri momenti difficili non ce ne sono stati, se non la durezza della gara. Il momento più bello. Allora, diciamo che i momenti più belli sono stati innanzitutto le notti e alcune parti di gara con alcuni ultrarunner che hanno raccontato in breve la loro storia e sono stati incontri bellissimi e molto emozionanti. Abbiamo condiviso insieme dei pezzi di gara. Ma soprattutto il momento più emozionante è stato l'ultimo colle, quando ormai vedi l'arrivo della gara che era posizionata in Daie sull'Atlantico, quindi una cittadina sull'Atlantico, perché la gara partiva dal Mediterraneo e arrivava all'Atlantico, e sai che ormai la meta è vicina, e poi gli ultimi 3 km del litorale, quando poi ci è stata consegnata la bandiera italiana, perché siamo stati tra i primi italiani ad arrivare al traguardo, con Grange, lo ricordiamo, con cui abbiamo Esatto. fatto una parte di gara. Beh, quasi metà. Esatto, quasi metà della gara, che è un forte atleta della Gravel della Val d'Aosta, e quello è stato il momento, diciamo, più bello in Esatto. assoluto. Devo dire che è stata anche, diciamo, bellissima poi l'affiatamento che comunque sia si è realizzato tra tutti i partecipanti della Transpirenea italiana. C'era un gruppo italiano su Facebook, molti di questo gruppo, tra l'altro, hanno anche condiviso, li ringraziamo ancora una volta, la ricerca scientifica che è stata condotta su 40 atleti, che tra l'altro ci ha impegnato praticamente mezz'ora, 20 minuti per 5 volte, lungo tutta la gara, perché ovviamente siamo stati sottoposti a questi test medici. Ora diciamo che ci portiamo a casa l'aver sperimentato un metodo di allenamento e con unitamente la parte nutrizionale, a cui si aggiungeranno anche i risultati della ricerca scientifica che metteremo a disposizione degli atleti che vorranno fare con noi un percorso di crescita e di avvicinamento alle ultra trail. Bene, Cristina, io direi che possiamo congedarci, però ti chiederei di darmi l'ultimo 5 di questa fantastica esperienza.